forse qualcosina un po' abbiamo rischiato, anche se abbiamo fatto i nostri sopralluoghi. I Vigili del Fuoco hanno fatto, ci hanno fatto fermare però una manleva, perché dice, nel caso succedesse qualche cosa sappiate che la Svizzera della Voce, noi l'avevamo detto. Quindi siamo entrati lì, diciamo, prima in 5-6, loro ci avevano detto massimo che possono entrare sono 10 persone, con il casco, con le scarpe, con le... Io quelle scarpe non le ho mai messe, il casco sì per un po', poi alla fine entravamo, siamo entrati in 50, non è caduto per fortuna niente. Volevo assolutamente girare in quella scuola, perché la prima volta che sono entrato in quella scuola durante i sopralluoghi mi ha veramente molto colpito il fatto che fosse tutto fermo veramente quella notte. C'era il calendario ancora con quel giorno lì, le classi erano quelle, la polvere era quella, le piante erano completamente secche. Mi ricordo una pianta che era una specie di rampicante che faceva tipo 100 metri tutta secca fino a entrare nei corridoi delle aule. Quindi è stato veramente molto molto emozionante, sapendo poi quello che la gente aveva vissuto veramente. Noi veniamo lì a fare il film, ma la gente l'aveva vissuto veramente, quindi bisognava avere molto rispetto per tutti quanti e anche molta attenzione nell'affrontare questo problema. Speravo che fosse organizzata, addirittura speravo che fosse fatta oggi insieme alla cosa, io avrei fatto venire tutta la città se fosse stato possibile, ma non è stato possibile, non so perché bene, però penso che ne faranno una prima della messa in onda, che sarà il 16 aprile, perché secondo me sarebbe giusto da fare. Mancavo dall'Aquila da luglio di 2 anni fa, ho visto dei progressi, ho visto alcune cose ristrutturate, rifatte, però veramente c'è ancora veramente tanto da fare. Secondo me, non so, ottimisticamente Cialente 2 anni fa mi disse che in 3 anni avrebbero ricostruito tutto il centro, e a me fece un certo effetto, non mi sembrava possibile, in effetti. E poi ogni tanto i lavori si fermano. Io stamattina mi sono svegliato alle 6 per l'ansia di tutto quello che stiamo facendo qui, che abbiamo fatto, però sono stato contento di svegliarmi perché ho sentito un camion che passava, che era un camion che sicuramente andava a scaricare qualche cosa. Quindi l'attività c'è, è ricominciata, ma deve andare avanti a ritmo serrato. Cioè in Giappone avrebbero già ricostruito tutto 3 anni fa, anzi 5 anni fa già sarebbe stata ricostruita tutta. No, però forse ci vuole un po' di tempo da una cosa per non approfittarne subito, no? Perché sembra, c'è sempre quel, insomma, non nel mio caso, io cerco di essere sempre molto, di non buttarmi sulle cose come uno sciacallo, di essere rispettoso delle vite degli altri. Quindi non in questo caso, ma 10 anni sono giusti nel tempo, perché dopo 10 anni uno potrebbe cominciare a dire, io spero che se lo dicano anche le varie autorità e i nostri governanti, che cosa sta succedendo all'Aquila, a che punto siamo, perché non si finisce questa ricostruzione. Queste grandi speranze di cui parla quella fiction ci sono ancora oppure sono? Ci sono, perché in fondo le cose stanno succedendo, ma non al ritmo che ci si potrebbe.